barche, oltre i pescatori ritrovo te, che hai sempre voglia di andare. In ogni cosa che manca dentro me ti vedrò. Ma sai, tutto va irraggiungibile, nel buio dietro le nuvole, cercare il punto più fragile. Sentire il rimpianto di te, riesci a sentire il rimpianto e mi parli del mondo che hai visto e che non vedrò. Ma sai, qui l'orizzonte al tramonto ancora non stanca. L'orizzonte al tramonto chiama e non smette mai. Tutto va irraggiungibile, oltre noi, oltre le nuvole. Cerchi nell'invisibile, riesci a sentire il rimpianto di te, riesci a sentire il rimpianto. Fermo e restante mi Con noi a Fanpage Town c'è il vincitore dell'ultima edizione di X Factor, Gio Sada. Ciao a tutti. Ciao. Allora, innanzitutto benvenuto. Prima domanda, da un milione di dollari. Cosa vuol dire per te aver vinto X Factor? Per me è stato tutto molto veloce, bello e strano allo stesso tempo. Aver vinto X Factor è stata più che altro la conferma di quello che io avrei potuto fare, ecco. Ma anche se mi fossi fermato prima, cioè, no, la musica l'avrei sempre fatta. Però naturalmente adesso può diventare il mio lavoro, ecco, e sto spingendo per questa, in quella direzione. E qual è la cosa più particolare, un aneddoto di qualcosa che ti è successo da quando è stato proclamato il tuo nome fino ad oggi? Qualcosa di strano, cioè qualcosa... Che Del Piero voleva fare un selfie con me, questa non è stata una cosa strana, sì. Alla festa dell'X Factor. Sì, sì, noi non ci siamo beccati però, perché me l'ha detto un mio amico che era venuto all'after party della finale. Ho fatto, oh, vedi che c'è Del Piero che ti cerca. Ho fatto, come? Allora, dato che questa vittoria, appunto, come dicevi tu, non è che arriva dal niente, è il traguardo di un tuo percorso comunque fatto di gavetta. Assolutamente. Fatto di gavetta vera e propria. C'è qualche sassolino della scarpa che ti sei tolto, che ti vuoi togliere, qualcuno che magari non ha creduto in te? Vabbè, sì, ma possono fare tanti di questi esempi, dai locali che non ci volevano a suonare, o comunque a gente che non ha mai, ma neanche speso mezzo secondo del loro tempo nei miei confronti o nei confronti della mia band o del nostro giro di persone, musicisti, che insomma siamo sempre quelli da anni. Per me e per loro è stata una bella, diciamo, più che rivincita contro qualcuno, è
con noi stessi, ecco, capito? Una rivincita contro quello che pensavo di non poterlo fare, ecco. Ho provato a mettermi in gioco con qualcosa di contemporaneo e che avviene al giorno d'oggi, perché poi, diciamo, come disse Charlie Chaplin nel discorso del grande dittatore, i mezzi di comunicazione dovrebbero servire ad unire, non a dividere. Esatto. Insomma. Beh, a tal proposito, tu appunto, provenendo da un percorso artistico che non è proprio pop, diciamo, sì, sia per generi musicali che scelte, eccetera, quello che dovrai andare a fare adesso, cioè, è una parte che cercherai di soffocare o invece è una parte che può convivere con il vincitore di X Factor? No, deve convivere, continuare a convivere con me, ecco. Non credo che cambierò attitudine alla vita o all'esistenza dopo questa cosa qui, anzi, cercherò di diffonderla ancora di più. Anzi, quello è uno dei motivi anche per il quale ho deciso di approdare in questo mondo, anche per portare un po' di quello che noi abbiamo fatto negli anni, anche la maturità artistica che abbiamo insomma raggiunto negli anni, e poi abbiamo un sacco di cose che vogliamo dire, ecco. Sanremo 2016. Allora, Carlo Conti ha dato i nomi, quando li ha dati, nello stupore di molti non c'era il nome di Giosada. È finito giovedì 10 dicembre, ecco, il programma. E praticamente il giorno dopo si dovevano già consegnare pezzi e quant'altro per partecipare, quindi abbiamo registrato tutto velocemente, è stato più una questione di tempo, guarda, il problema. E sarebbe stato bello, e sarà bello il prossimo anno, quando sarà, poterlo fare. Veniamo al tuo EP, sei fuori, sì, con questo EP, Giosada, dove ovviamente c'è il tuo singolo, oltre che qualche canzone che arriva proprio da X Factor, sono, sì, i brani proposti anche dal tuo coach. Da Elio. Sì, sì, sì. E la canzone, ovviamente, il grande successo di Il rimpianto di te è una dedica alla tua città natale. Alla mia città, sì. Che è Bari, ricordiamo, sì, per chi non l'avesse magari intuito dall'accento. Sì. E tu hai avuto questa grande soddisfazione di tornarci a suonare a Capodanno in un concertone, sì, in piazza. Come, sì, è stata, sì, questa? È stato particolare, ecco, vedere la piazza piena di gente che tra l'altro non avevo visto prima, anche perché ti dicevo, vivendo in un altro tipo di ambiente musicale, non avevo la possibilità di vedere tutti, ecco. E molto spesso si è chiusi in se stessi, no? Ti chiudi in questo circolo di queste nicchie. Ah, queste nicchie creano tante cose bellissime, perché è vero che nell'underground e nelle cose più ricercate, più piccole, ci sono sempre le cose più belle. Però sarebbe bello anche dargli un po' di aria, un po' di farle conoscere, insomma, dare la possibilità a tutti di poter avere quella l'occasione di cambiare, ecco. Perché per me è stato quello. Devo chiedere una cosa, lo faccio per le decine di migliaia di persone che lo vogliono sapere, devi essere sincero assolutamente, sempre sul Capodanno. Sì. Grignani era ubriaco davvero? Sì, sì, credo di sì. Era Capodanno. Ma anch'io ho bevuto, cioè, c'era lo spumante, c'erano le cose, Capodanno e ubriaco. Ma poi sta rock and roll, ma chi se ne frega, ragazzi. Anzi, il contrario sarebbe stato. Ma sì, che fai, ti presenti sobrio a Capodanno? Sappiamo che sei alle prese anche con un'esperienza cinematografica. È un mondo che ti affascina anche, sì, quello. Sì, diciamo che io ho cercato di portare avanti anche la questione dell'attore. Ecco, mi piace il teatro, ho fatto teatro con una compagnia di Bari e con un regista di Bari molto bravo. Ho fatto esperienza anche in quel campo. E cinematografico un po' di meno, perché insomma le produzioni sono di meno, diciamo che sono low budget, cioè no budget. Zero e quindi budget. Però sono state fatte delle cose carine, ci sono dei cortometraggi che stanno per uscire anche. Sono contento anche in quel campo. A tal proposito, progetti per il futuro, cosa c'è in ballo? Non lo so. Non si sa. Per questo non lo so. La domanda di chiusura, che per rito e tradizione qua a Fanpage Town non c'entra niente con il resto dell'intervista. Se chiudi gli occhi e ti immagini in un posto nel mondo in cui stai bene, dove ti trovi? Ma in camera mia, probabilmente a casa. Bello. A casa tua? Sì, sì. A bellissimo. Bari? A Bari, a casa, ovviamente. Sì, sì. Però dopo aver fatto qualche viaggio, ecco. Ritorno, con l'idea, cioè, con l'idea di essere tornato da un sacco borsa, di posti, esatto. Cioè, mi vedo, chiudo che appoggio e mi sto tranquillo. Bene. Bello. Grazie mille a Giosada. Ciao questa a tutti, puntata Fanpage. Di Fanpage Town, alla prossima. Ciao. Go away.
day, go away, sunny day. All the ordinary people sitting in front of their TV and thinking, what is wrong with me? I'm not a monster. Why you want anybody fuck me? I don't wanna live life lonely. Why does everyone to be perfect? Oh, go away, sunny day. Oh, go away, sunny day. All the butterflies sipping whiskey, fighting ever present pity, wondering what they keep sucking back for. And is it the drink or trepidation, watching all trains leave the station, left standing alone without a ticket? You light up my life, you give me hope to carry on. You light up my days, and you light up my life. Ooh. Ride of disaster, there's no simple way to stop the sadness. Life not fair, I'm glad it's not the season heaven, just a lonely planet on the verge of self-destruction.